Proiezione all'aperto di documentari e corti internazionali, ospiti italiani e stranieri, concerti jazz e rievocazioni hanno animato per 4 giorni la piazza di Palazzo Adriano. Il Paradiso Film Fest ha chiuso i battenti e l'ho fatto nel modo più poetico, con l'immancabile proiezione di Nuovo Cinema Paradiso, proprio lì, nella piazza che alla fine degli anni Ottanta è stata set naturale del film di Giuseppe Tornatore. Ospiti d'onore della rassegna culturale, gli attori Agnese Nano e Marco Leonardi, tornati per la prima volta a Palazzo Adriano a 30 anni dalle riprese. Agli interpreti dei personaggi di Elena e Salvatore, l'amministrazione comunale ha consegnato la cittadinanza onoraria. 3 mesi di emozione, rivissuti a distanza di 30 anni, è un mondo. Quante ore hai per raccontare tutto? È un po' come la scena finale di Cinema Paradiso, quei baci tagliati che però fanno parte del passato e ritornano. Tanti volti del passato che sono tornati, cresciuti e rivisti con 30 anni di maturità in più. Quindi, come dire, è uno stravolgimento emotivo, suscita pensieri sulla memoria, qual è il valore della memoria e soprattutto come un film così importante abbia cambiato la vita, non solo la mia, quella di Marco, ma ha cambiato la vita di un intero paese. L'emozione è veramente tanta. Ci sono stati dei momenti dove, ti giuro, mi sono rivisto io che portavo sotto braccio Filippo Onore e Alfredo, perché c'è un vicolo lì con gli archi dove c'era la casa di Alfredo. Tra l'altro mi ha fatto delle foto, gliel'ho chiesto subito, ho detto guarda, guarda, corri, c'è il vicolo, che vicolo? Vabbè, ovviamente anche lei, anche se la scena l'ho fatta io, conosciamo il film a memoria, quindi è stato bellissimo. E sono tanti anni, mi rendo conto, che faccio questo mestiere, perché sono passati 30 anni, quindi oltre la spinta che ci ha dato a noi attori in Italia, ma anche fuori al mondo, perché Cinema Paradiso continua a girare il mondo. E poi ci sono persone che si avvicinano, che non le ricordo subito, però ricordo i loro occhi. E appena mi dicono il nome oppure mi contano il primo fatto, mi viene una botta sullo stomaco. È un'emozione veramente, veramente forte. Come diceva Agnese, diciamo, un viaggio più personale. Per la memoria, per quello che abbiamo qua dentro, che abbiamo conservato, ma che bello! E ancora deve succedere, il boom deve ancora succedere, visto che stasera presenteremo il film nella piazza di Nuovo Cinema Paradiso. Noi abbiamo vissuto qui, dentro le case delle persone, per cui non è un film qualsiasi, a prescindere dal successo, la bellezza dell'opera Quindi filmica, c'è anche della vita, quindi io credo che la grande c'era anche musicalità sì, c'era anche, delle credo, del persone. pudore. Quando siamo arrivati qui, io mi ricordo gli sguardi dei palazzesi, no? È come se ci siamo conosciuti piano È vero, i piano, primi giorni, poi dopo un pochettino però. ci siamo conosciuti questi 3 mesi, Poi è tanti diventata anni fa. una famiglia, è E diventata appunto, in qualche modo c'è una vita privata, intima, no? un film che mi ha dato tanto, ma qui è un pezzo della mia adolescenza, perché siamo stati tanto e sono sempre stato legato a Palazzo Adriano. Non importa che ci torno oggi dopo 31 anni, ho sempre avuto il pensiero che ho portato nel cuore, ma veramente sembrano parole, sai, così dette, fatte, no? Quelle frasi. Invece ho sempre conservato l'amore per questo paese.
E la cosa bellissima che ho visto è che il paese dal punto di vista architettonico è stato preservato, non ci sono, mi ricordavo queste colline che si vedevano sullo sfondo. L'unico cambiamento della piazza con benzinai ed altro è stato quello che abbiamo messo noi in Cinema Paradiso per far vedere degli anni 50-60, insomma gli anni 80 eccetera, quindi vi abbiamo trasformato in tutto e per tutto la vostra piazza, rendendola pure un po' meno bella con questi benzinai, no? Quindi speriamo che questo festival continui ogni anno con nuove proiezioni e ospiti. Prima edizione del Paradiso Film Fest, facciamo un bilancio di queste giornate, cosa abbiamo visto e cosa diventerà. È andata benissimo la prima edizione del Paradiso Film Fest, una piazza piena di persone appassionate di cinema, abbiamo fatto 4 sere differenti, abbiamo parlato di un tema importante che è quello delle migrazioni, abbiamo fatto vedere dei cortometraggi importanti, abbiamo avuto dalla Simprizi, abbiamo avuto ospite a comando un amico, un regista e uno scrittore importante di Prizi, che lui ha proiettato il suo film. Abbiamo avuto due ospiti d'eccellenza che sono Marco Leonardi e Agnese Nano, quindi dopo 30 anni dal film sono tornati a Palazzo Adriano con un'emozione e con delle sensazioni veramente grandi. E la cittadinanza ha reagito benissimo perché la gente ha assistito veramente a tutte le serate. Io ringrazio ovviamente i miei collaboratori, mi sono stati vicinissimo perché hanno creduto pure loro a questo evento. Quindi io do l'appuntamento al prossimo anno, poiché penso che questo festival negli anni diventerà sempre più importante, poiché è un festival non solamente cinematografico ma anche musicale. Ma io ho visto 4 giorni di cultura, di gioia su questa piazza bellissima. È una grande soddisfazione perché prima di tutto portare la cultura su questa piazza subito tutto è magnifiato, come si può dire, magnificato, ampliato, più grande, sia la bellezza del posto che la bellezza di quello che presentiamo. Questo festival può contribuire a portare qua artisti, darci l'opportunità di creare, di far vedere quello che hanno creato, condividerlo col pubblico, confrontarsi l'uno con l'altro. Io vedo un festival che diventa un posto di scambio culturale, di ricerca, di presentazione. Quindi...